con una bella festa è stato effettivamente inaugurato e consegnato ai bambini, anche se in realtà già ci giocavano da qualche giorno, questo spazio dedicato tutto a loro, con un campo in erba sintetica e con dei giochi per potersi divertire. Arriva d'inverno, però insomma comunque nelle belle giornate si può tranquillamente trascorrere qualche momento di svago all'aperto. Sì Luca, è un altro momento bello che condividiamo insieme a questa gente meravigliosa, ai bambini che mi hanno accolto fin dal primo momento, come sempre accade quando posso venire a trovarli, sono un po' figli miei e li tengo nel cuore con commozione, dico questo, insieme alle loro famiglie e insieme a tutti coloro che lavorano qui nei container, la protezione civile, la nostra polizia locale che viene spesso a trovarli e anche i carabinieri ovviamente, il nostro comando, la nostra compagnia di Tolentino. Ringrazio il comandante che è qui insieme al comandante Barraccane. Ringrazio i consiglieri, gli assessori presenti, le famiglie, le cuoche delle nostre scuole che hanno reso ancora più dolce questo momento con il cioccolato caldo, perché è molto freddo tra l'altro, e il tè e il ciambellone e altre prelibatezze come sempre loro sanno fare. Ora va detta una cosa molto chiaramente, questa non è una reggia, questi non sono i parioli, sono i container, una struttura emergenziale che abbiamo sempre riconosciuto come tale, dove noi abbiamo cercato sempre insieme a tutte le autorità civili, militari, sanitarie e i nostri servizi sociali, che ringrazio con tutto il cuore, di dare la massima assistenza possibile a queste famiglie, a questa gente. Ma la vera scommessa e il vero obiettivo sono gli appartamenti che noi, appena passato il Natale, cominceremo a cantierare e che vogliamo consegnare in gran numero subito dopo l'estate, quindi alla fine dell'estate, come abbiamo sempre detto. Già abbiamo consegnato 4 appartamenti dell'invenduto, faremo una conferenza stampa per presentare anche le famiglie che l'hanno avuti. A Tolentino è stata fatta una scelta importantissima, quella di non fare case farlocche che durano 3-4-5 anni, ma di fare appartamenti che durano centinaia di anni. Aspettiamo un anno di più, ce lo sapevamo, però facciamo una scelta veramente leader e da esempio per tutti. Quindi buon Natale a tutti con tutto il cuore e buon anno, soprattutto alla gente che è in questi container e che visiteremo ancora, con loro passeremo una serata insieme con una cena che organizzeremo insieme al Rotary e ai benefattori consueti, e grazie a questi bambini che sono angeli di Dio e che ogni volta con la loro voce, la loro gioia e la loro accoglienza mi fanno sentire, mi ripagano dei grandi sacrifici che facciamo ogni giorno, veramente grandi, per cercare di stare vicino alla gente che ha bisogno.